C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Allora, riprendiamo questo speciale lezione 2011 da San Biagio. Abbiamo seguito e seguiamo tuttora le operazioni di spoglio, sono in corso, ma siamo al 18:53, il dato si sta stabilizzando, ormai è stabile, certo. Abbiamo il nuovo sindaco, che è Filippo Bartolomeo, benvenuto. Anzitutto grazie per aver accettato l'invito. Il sindaco uscente Carmelo Alba, ringraziamo anche lui per aver accettato questo invito. Dicevo poco fa, il dato si sta stabilizzando, ormai è stabile da più di 40 minuti, quindi il nuovo sindaco, Filippo Bartolomeo. Allora? Innanzitutto ringrazio il sindaco uscente perché ha accettato di scendere in campo, di confrontarsi con l'elettorato e rimettersi al giudizio popolare. È stata una battaglia molto da parte mia sentita, una battaglia che già dai primi giorni sentivo l'affetto, la stima, l'amicizia che la gente e l'elettorato mi dimostrava. Dove non sono arrivato io di persona, sono arrivati i miei candidati della lista, il mio, mi dicevano, era già un buon biglietto di presentazione, la gente era contenta e entusiasta della mia candidatura. Certo, che problema c'è sempre, siamo in campagna elettorale, si è tentato dall'altra parte il voto disgiunto, l'elettorato questa volta, a differenza dell'elezione passata sull'altro candidato di 5 anni fa, questa volta non c'è cascata e diciamo quasi al 90% diciamo il voto ha corrisposto candidato a sindaco e consigliere. Io ringrazio tutta la cittadinanza, ringrazio i consiglieri che si sono spesi, quelli che sono stati eletti e principalmente quelli che non ce l'hanno fatta. Però come dal mio programma politico abbiamo già affrontato, l'abbiamo già discusso e affrontato precedentemente, io continuerò a puntare, era il primo punto del programma, sul coinvolgimento popolare. Quindi coinvolgerò principalmente i consiglieri che sono rimasti fuori, tutti i consiglieri, mi confronterò anche con tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza. Da domani c'è di pensare al bene e allo sviluppo di questo paese, quindi al di là dei festeggiamenti, da domani c'è da rimboccarsi subito la mano e incominciare a lavorare per il benessere della cittadinanza. Carmelo Alba, sindaco uscente, cosa non ha funzionato? Sapevamo, intanto come dire, colgo l'occasione per fare i migliori auguri a Filippo Bartolomeo, persona che stimo tantissimo, lui lo sa. Volevo cogliere pure l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno gratificato con il loro voto. Non sapevamo di essere che si trattasse di una partita impari, nel senso che la lista nostra avversaria era molto più sostenuta dal punto di vista delle forze politiche presenti in campo. Questo non vuole, come dire, assolutamente sminuire il risultato che c'è stato. Forse non abbiamo saputo comunicare bene il nostro messaggio, che era quello di essere svincolati, insomma, da determinate logiche, però insomma è andata così. Siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto, onestamente insomma nemmeno speravamo di raggiungere questi numeri, però quando ci sono le occasioni in cui uno si deve sacrificare nel metterci la faccia, pur sapendo di che la battaglia è impari, lo abbiamo fatto. Non credo, insomma, che la mia lista abbia sfigurato, non conosco i dati del voto disgiunto perché ancora insomma non sono nemmeno completi. Speravamo in una maggiore differenza, insomma, di colmare il gap che in partenza sapevamo che era presente, non ci siamo riusciti, insomma, analizzeremo il voto, insomma, e faremo esperienza per la prossima occasione. Certo, ritornando quindi al neoeletto sindaco Filippo Bartolomeo, 2 assessori designati, gli altri sono già in mente, sono pronti?
Sono già in mente, ma qualche cosa è rimasto perché volevamo prima vedere i risultati dei consiglieri appartenenti ai singoli partiti, quindi ci sederemo lì e troveremo anche la soluzione per due assessori altamente, diciamo, anche professionalmente preparati, con capacità e mi auguro anche con esperienze anche amministrative. Ultima battuta, capisco. C'è un po' di emozione perché c'è, peraltro, il microfono è stato sempre il mio forte, mi contraddistingo sempre per i comizi elettorali. Dico, sono stanco perché è stato un mese. Certo, una campagna elettorale molto impegnativa. Molto impegnativa, onestamente. Anche perché devo dare atto che quando si confronta con un sindaco uscente, permettetemi di dire, è sempre un sindaco uscente che ha amministrato 5 anni e al di là della lista penso che non è facile. Peraltro, certo, ripetersi 2 volte nei nostri paesi non è facile, perché ogni qualvolta la gente si aspetta sempre grandi aspettative, però le risorse economiche sono quelle che sono. Quest'anno ci confronteremo pure con il federalismo fiscale. Mi auguro di non deludere le attese, le aspettative sono molte, ecco perché già da domani, da dopodomani, incomincerò già a prendere visione di quella che è la situazione, soprattutto finanziaria. Mi calerò nel bilancio, perché già il bilancio scade il 31 di maggio, quindi senza risorse, quindi non si può certamente calarci nei bisogni della gente. Io vi ringrazio voi, ringrazio tutta la cittadinanza, i consiglieri, quelli che mi hanno sostenuto e quelli che non mi hanno sostenuto. Da oggi sono il sindaco di questo paese e di tutti. Da domani saremo tutti amici e lavorerò, ripeto, per l'interesse, lo sviluppo sociale, e culturale ed economico di questo paese. Permettetemi, ci sono gli amici che mi aspettano ed è giusto non darli ancora aspettare. Lascio a Carmelo, nuovamente auguri a Carmelo, anche un sentito ringraziamento da parte mia per questi 5 anni di vita amministrativa. Sicuramente avremo modo anche di confrontarci, non so se lui entrerà fra i 15 componenti del Consiglio Comunale, perché ancora sui consiglieri non abbiamo dati certi. Nuovamente grazie e buon proseguimento, avremo modo di rivederci successivamente. Grazie a tutti. Grazie sindaco, buon lavoro. Forza. Grazie. Buon lavoro, grazie. Un'ultima battuta con Carmelo Alba. Nel futuro politicamente che farà Carmelo Alba? Ma vede, certo il giorno delle elezioni è difficile, io non so nemmeno, non era nelle previsioni che io fossi in ballottaggio per l'elezione a consigliere comunale, perché onestamente non avevo chiesto nessun voto da consigliere comunale, e questo personalmente mi gratifica, insomma, se dovessi entrare in consiglio comunale, anche se onestamente non so se ora riuscirò a dare il mio impegno in consiglio comunale o se farò scelte diverse. Tuttavia, insomma, penso che noi saremo affronteremo, insomma, questi 5 anni con un impegno costante, non per come abbiamo subito l'opposizione in questi 5 anni, ma credo offrendo collaborazione se c'è disponibilità da parte del sindaco, e saremo sempre vigili sugli aspetti che riguardano, insomma, la solidarietà sociale, la legalità prima di ogni cosa.